È un'operazione che salutiamo con piacere, anche perché restituisce a un territorio ricchezze che al territorio erano state sottratte. Certo, il mercato antiquario molte volte vive in maniera sotterranea proprio su, diciamo così, trasporti illegali, per dire, no? Opere o realtà, diciamo, pezzi d'arte che sono stati indebitamente sottratti e che poi trovano collocazione anche in luoghi strettamente privati perché non possono essere esposti al pubblico. Ringraziamo veramente di vivo cuore l'Arma dei Carabinieri, che ha un nucleo altamente specializzato nel recupero di opere d'arte, e salutiamo, no, così ci auguriamo che anche altre cose, perché sono forse molte di più di quelle che noi stessi possiamo supporre, le cose che sono state sottratte, perché nel passato non c'erano sempre inventari adeguatamente compilati e quindi neppure sappiamo bene ciò che a noi è stato sottratto, e molte cose si riescono a reperire perché su libri antichi può esserci una nota di possesso, può esserci un'altra documentazione. Quindi mi auguro che ai passi, diciamo così, fatti, altri se ne aggiungano per ridare a questo territorio, ma ad ogni territorio, ciò che è suo, ciò che è stato prodotto nel tempo e ciò che è stato, diciamo così, nel tempo innestato in un ambito preciso, secondo, per una fruizione precisa, e che nel momento in cui viene sradicato perde anche la sua funzione, o almeno in parte. Quindi grazie a Dio e grazie all'Arma dei Carabinieri per questo. Sì, un'altra istituzione che proviene da un'altra attività investigativa totalmente diversa da quella per cui ci siamo visti a Montesarchio. In effetti qui nasce da una segnalazione proprio del responsabile dei beni culturali della diocesi di Benevento, Monsignor Iadanza, a seguito della quale, questo è importante segnalare, che noi lavoriamo su segnalazioni di privati, ma ovviamente anche dei studiosi o dei responsabili dei beni culturali, a seguito della quale, dicevo, sono stati scoperti beni librari, nella fattispecie concreta, provenienti da 26 furti sulle biblioteche, diciamo, sparse per tutto l'intero territorio nazionale. Tutto nasce da una segnalazione fatta dal Monsignor, che aveva rinvenuto sul web, che è il nuovo mercato dei beni culturali, dei beni che provenivano o che c'era l'idea che provenissero dalla diocesi di Benevento. A seguito di questo abbiamo fatto degli accertamenti più approfonditi, abbiamo ricostruito il canale di approvvigionamento illecito di questa grossa libreria che è in provincia di Viterbo, all'esito della quale ci sono voluti più di 2-3 controlli per acquisire tutti i volumi che provenivano da furti, e alla fine abbiamo rinvenuto i beni da numerosi furti.